Matteotti per il gruppo dei Socialisti e Democratici. 3 minuti per te, Daniele. Grazie David, grazie Presidente. La procedura di bilancio per l'anno 2018 non sarà business as usual. Nel tempo della Brexit e dei partiti sovranisti che lottano per i governi dei propri paesi, dobbiamo ritrovare uno spirito nuovo e uno spirito nuovo slancio per tenere viva l'idea stessa di Unione Europea. La trama si infittisce e le lancette viaggiano veloci. Siamo chiamati a rispondere e farlo per davvero. Nelle linee di guida di quest'anno, e ringrazio il relatore onorevole Murezan per l'ottima e proficua collaborazione che abbiamo avuto, abbiamo cercato di individuare le zone di azione su cui deve concentrarsi l'Unione per rispondere ai cittadini che si chiedono che senso abbia ancora questa Europa. Dalla crescita sostenibile alla ricerca come chiave per l'occupazione giovanile, dagli investimenti come strumento per l'innovazione alle questioni dei migranti sostenuta a piena forza dal Parlamento europeo. Ci sono dei segnali di ripresa, ma viviamo ancora la lunga onda della crisi del 2008, al punto che molti, soprattutto le giovani donne e i giovani uomini, nemmeno si ricordano più di com'era il mondo prima. Il bilancio non deve essere uno strumento politico a servizio della nostra idea di Europa. E quasi tutti gli eletti in quest'Aula sanno bene che l'Europa rappresenta l'unica possibilità per la crescita, la pace, la felicità. Basta solo ricordarci come si fa. Se non diamo risposte noi le darà qualcun altro e sappiamo che risposte saranno. I cittadini europei vogliono risposte chiare, un modello di welfare che funzioni, una forte spinta agli investimenti, un grande piano di lotta alle disuguaglianze e un'Europa capace di accogliere i migranti tutelando la propria sicurezza. E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire, e che tutti sanno del resto, è che il nostro lavoro sarà del tutto inutile se non sarà rivolto soprattutto alle giovani generazioni. Per decenni Europa è stato sinonimo di futuro e noi abbiamo il dovere morale di allineare la nostra politica a quest'idea. Ne va della sopravvivenza dell'idea stessa che siamo qui chiamati a rappresentare. Fuori dai tatticismi, spero che questa procedura di bilancio rappresenti un nuovo capitolo, una nuova storia. Grazie. Grazie onorevole Viotti anche per il tempo che ci ha fatto guadagnare. Colmel, per il gruppo ICR, 2 minuti per lei. Vielen Dank, Herr Präsident. Grazie Presidente. Il progetto